due parrocchie unite, la parrocchia di San Giovanni Agostino e la chiesa cattedrale di Cristo Re, per donare ai giovani un momento di ricreativo ma anche formativo per l'estate. Sì, diciamo che con Don Piercarlo noi condividiamo questa avventura di diverso tempo, da buoni fratelli, amici davvero carissimi, proprio fratelli davvero forti, e soprattutto poi la bellezza di poter dire: ragazzi, c'è una proposta che vuole essere, appunto, come dicevi, di divertimento ma anche di un messaggio che diamo come chiesa, perciò ci crediamo, ci proviamo e ci troviamo in questa avventura bellissima. Come funziona questa struttura, chiamiamola così? Sì, beh, iniziamo al mattino qui alle 8:30 con l'arrivo di tutti i ragazzi, gli animatori sono già qui, gli animatori sono veramente stupendi. Don Piercarlo, condividi? Sì, veramente. E vengono qua, preparano tutto, quindi alle 8:30 arrivano i genitori con i bambini, portano qui i ragazzi, i bambini e le bambine che stanno poi qui al Grest, e poi dopo così iniziamo le attività, con inizio un po' di riscaldamento, diciamo così, con qualche canto fatto insieme, qualche ballo, poi dopo c'è la preghiera, appunto, come dicevamo, con un messaggio anche di chiesa, poi adesso proseguono le attività e il laboratorio della mattinata, poi quando arriviamo all'ora di pranzo ci muoviamo tutti insieme in truppa e andiamo verso la cattedrale di Cristo Re, dove c'è il parroco della cattedrale che ci aspetta a braccia aperte in oratorio, per poi procedere con il pranzo, e poi al pomeriggio ci sono e i laboratori in preparazione dello spettacolo che sarà venerdì tutti insieme, quindi è tutto organizzato. 90 ragazzi tra più adulti e più piccoli, un grande aiuto a loro ma è anche un grande aiuto alle famiglie in un momento in cui la scuola finisce e quindi con qualche difficoltà che si può presentare. Sì, sicuramente c'è quell'aspetto lì che non è trascurabile, il fatto di dare anche una mano alle famiglie appena finita la scuola, insomma, dare un'opportunità così. Però ripeto, quello che più mi colpisce, ci colpisce proprio quelli un pochettino più grandi che potrebbero andarsene tranquillamente al mare a fare dell'altro. No, niente, sono qui, quando facciamo? Dai, presto, magari uno venerdì sera dice ci riposiamo un po', no, facciamo gruppo ugualmente, insomma è veramente bello e coinvolgente, insomma, questo. Benedetta, una bella esperienza, divertente ma anche impegnativa. Sì, è stato impegnativo anche perché quest'anno c'è stato un incremento delle iscrizioni, però siamo riusciti, insomma, a gestire tutto per il meglio, i bambini si divertono, quindi noi siamo contenti. Caterina, anche per te un 15 giorni davvero impegnativi, ma mi pare con grande soddisfazione. Sì, assolutamente sì, è impegnativo, però posso dire che anche se Benedetta siamo le responsabili e abbiamo un peso enorme sulla schiena, ovviamente insieme anche agli altri animatori, è un'esperienza per cui ne vale la pena e è veramente ripagante, proprio ti scalda il cuore. 8 ore all'incirca passate qua e poi pensare a domani. Esattamente, quindi devi avere 1000 occhi su tutto e poi fermarti anche dopo per pensare a quello che devi fare nei giorni successivi. La parola d'ordine è far divertire, ma anche divertirsi. Ovvio, noi siamo, ovvio, noi siamo le Scozzena e siamo qui al Grest 2024. Ciao! Ciao! Ciao, buona serata a tutti! A voi. Ciao. La linea! Ciao.